Il tricolore si innalza lentamente e si staglia contro il cielo terso d'inizio giugno, sotto lo sguardo attento degli ufficiali delle forze dell'ordine. La cerimonia per il 75° anniversario della fondazione della Repubblica si è svolta nel parco di Monterreale a Potenza. Una corona d'alloro è stata deposta davanti al monumento ai caduti e alla presenza delle autorità. Nelle parole del discorso del capo dello Stato ai prefetti, l'esortazione ad aprire una stagione di rilancio e rinascita a partire da ogni cittadino, all'insegna dello spirito di ricostruzione che animò l'Italia nel dopoguerra. L'auspicio è che l'anno prossimo potremo tornare alle tradizionali cerimonie con le quali negli anni passati è stata celebrata questa ricorrenza. Il 2 giugno 1946, oltre 286.000 lucani, l'88,7% degli aventi diritto, si recarono ai seggi per il referendum istituzionale. Le donne votarono per la prima volta e in Basilicata la loro partecipazione superò quella degli uomini, sfiorando il 90%. Nella nostra regione si affermò la monarchia con il 59,4% delle preferenze. Quel 2 giugno si votava anche per la Costituente. 5 i deputati lucani eletti, i democristiani Colombo e Zotta, il comunista De Filippo, il socialista Pignatari e Vito Reale dell'Unione Democratica Nazionale. Emilio Colombo è stato uno dei padri della Costituente ed è un punto di riferimento a cui noi lucani dobbiamo ispirarci, perché è un rappresentante del nostro territorio.